Alessandro Ferrari, direttore di Assi Terminal al Naples Shipping Week, è intervenuto alla conferenza relativa ai porti e allo shipping e la resilienza in relazione al Covid e alla situazione pre-Covid. Qual è stato il suo commento in merito all'azione di governo durante tutto questo periodo? Allora, che le misure emergenziali vanno rinnovate in una logica di prospettiva, magari con un pochino più di chiarezza da un punto di vista quantomeno della capacità di formalizzare e poi di rendere esigibili le norme. Quindi noi in questo momento abbiamo una misura, che è quella centrale di riduzione dei canoni, che va messa a sistema, quindi chiediamo criteri uniformi per non creare diseconomie e diseguaglianza nei porti. Però questo è un tema, non ci siamo mai fermati, resilienti, va benissimo, abbiamo dato dimostrazione di continuità, con un costo del lavoro invariato, perché non abbiamo beneficiato di ammortizzatori sociali proprio per una continuità operativa, e questo già crea un tema di differenza rispetto a competitor che sono molto più appetibili di noi in termini di riduzione di costi e di capacità di essere molto più efficienti in un'ottica di semplificazione vera. C'è un tema di governance che noi poniamo all'attenzione del governo, quindi di non solo semplificare i processi ma renderli uniformi. Non c'è ancora regolamento sulle concessioni e questa è una discriminante competitiva. Non è possibile che in ogni porto ci siano regole di ingaggio diverse. Per cui nel momento in cui ci saranno parità di regole del gioco, sarà molto più facile mettere in gioco anche la competitività delle aziende. Perché questo credo che sia il minimo comune denominatore per restare sul mercato. C'è un tema legato al lavoro. Quello che vorremmo sviluppare un dialogo anche funzionale a riconoscere il lavoro portuale, il lavoro usurante, e questo darebbe anche probabilmente lo sbocco a piano piano un ricambio generazionale, ma anche a un riconoscimento di dignità di un lavoro particolarmente, cioè che ha dimostrato comunque in questo periodo di riuscire a essere quantomeno competitivo nella filiera della logistica. Ma come il nostro credo che sia un discorso assimilabile a quello dell'autotrasporto e ad altre categorie che comunque producono ricchezza nel momento stesso in cui lavorano. In queste tre giornate dello Shipping Week sono emerse cose interessanti. Ad esempio l'onorevole Palta, che è il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, ha manifestato la volontà di sollecitare una riapertura del discorso sulla semplificazione diretta ai porti. Interessante questa. Sì, cioè, se riuscissimo a mettere a terra tutte queste belle parole sarebbe fantastico. Io credo che bisogna andare anche un pochino al di là degli schemi. Io avevo vissuto, quando si parlava di security, nel momento post Tori Gemelle si era creato all'interno del CISM, quindi Comitato Interministeriale Sicurezza Marittima, un pool del cluster che poi ha elaborato delle linee guida. Questo è un momento emergenziale molto simile. Mettiamoci intorno a un tavolo. Le parti produttive devono essere sedute accanto al governo per disegnare un percorso comune. L'analisi dei fabbisogni si fa così, cioè si fa attraverso il confronto con chi poi opera nel contesto produttivo. E su questo siamo tutti disponibili, perché ognuno di noi è portatore di interessi specifici. Ma fare sistema è questo, cioè sedersi accanto e mettere a fattor comune le singole istanze, che non sono funzionali alle singole categorie, sono funzionali a un sistema, se vogliamo parlare di sistema. Ad esempio, come categorie, ho visto che oggi c'è stata abbastanza una comunanza di intenti tra Confidarma e Assarmatori, anche loro dicevano la stessa cosa, sediamoci al tavolo e facciamo una voce comune nei confronti del governo. Ma credo che questo lo stiamo dicendo da tempo e quindi cioè, la disponibilità è ormai estremamente esplicitata. Ma anche, ripeto, se non vogliamo utilizzare i canali, per esempio della riforma dell'84, che sono quelli istituzionali, la conferenza dei presidenti, cioè, usiamo anche l'informalità di gruppi di lavoro, ci sono tante metodologie. Più sono informali probabilmente più sono efficaci, perché anche lasciano liberi nell'interlocuzione. L'esperimento che D'Agostino sta facendo in WIRNET potrebbe essere un modello da adottare anche su tavoli specifici.
semplificazione, uniformità delle regole. Ci sono tanti temi che ci accomunano, perché intanto la relazione tra i vari attori è fatta di semplificazione da un punto di vista normativo, di capacità di dialogo e quindi di trasmissione dei dati in modo fluente, e poi di capacità di essere attrattivi. Non si parla di porti franchi o zone franche intercluse. Se vogliamo che la portualità sia attrattiva, alle nostre spalle ci dovrebbero essere delle condizioni fiscali e anche magari di contribuzione del lavoro attrattive per le imprese. E per esempio lo strumento delle zone franche è uno di quelli, cioè rendere attualizzabile il processo che ha portato alle ZES, ma con una semplificazione ulteriore, cercando anche di depurarle un po' da questa eccessiva partecipazione degli enti locali. Cioè il sistema produttivo e il sistema pubblico, in un dialogo costante, individuando però gli attori veri che sono portatori di interessi economici, che quindi poi possono creare lavoro e ricchezza.